Buonasera a tutti e benvenuti alla Night Session di martedì 20 giugno su Bitcoin con analisi evoluta. Sono le 22:22 e noi stiamo godendo, letteralmente godendo. Per il fatto della nuova collaborazione con BNP Paribas e la partecipazione a House of Trading, anche sicuramente sono fantastiche le collaborazioni con persone importanti, quindi se vi siete persi la live delle 17:30 vi rimando al canale di BNP Paribas, iscrivetevi, cliccate sul campanellino in modo da vedere quali saranno le prossime partecipazioni che farò e mentre lo fate ricordatevi anche di dare un'occhiata a che cosa dicevo ieri quando già annunciavo appunto la partecipazione a House of Trading. Segnalavo che l'attesa era per una salita e eccoci qua, con la centratura daily che davo a tutti, tra l'altro. E quindi mi aspettavo l'aggiornamento dei massimi attuali entro i prossimi giorni per quanto riguarda i prezzi di Bitcoin. Ricordatevi sempre che queste analisi sono molto tecniche. Appena ci danno una minima opportunità di partire, noi che cosa facciamo? Noi lo cogliamo. Volete vedere sul premium se è vero oppure no quello che vi dico? 18:59, era già finita tra l'altro la trasmissione da poco, c'era stata la violazione, vincolo a rialzo, chiedevo se erano tutti entrati come da programmi, vincolo in ventesima barra, pura perfezione, su Ethereum intanto avevo tutto il tempo di andare a fare l'analisi, anch'essa corretta, tra l'altro Ethereum. Ora nuovi target a rialzo. Li stiamo andando a prendere tutti i target, ok? Per questo motivo, che cosa è successo? Torniamo sul tecnico. Da questo massimo a questa candela abbiamo avuto una violazione di questo ciclo inverso che ci ha portato ad avere un vincolo rialzista, ok? Siete già in difficoltà con questa terminologia T-3, eccetera, eccetera? Basta che andiate su playlist. Andate sulla playlist che si chiama Trading Days. Qui trovate un corso ormai fatto da oltre 27.500 persone, concluso solo da 6.600 persone, perché, come sapete, non è come vi dicono i fuffaguru. Non guadagnerete non sapendo niente con un bot, senza poter avere il controllo della situazione, facendo trading 15 minuti al giorno. No, così vi farete semplicemente fregare dei soldi. Non avrete dei guadagni e non avrete dei guadagni costanti se non studierete. Mi dispiace, è così. Dura lex, sed lex. Non si diventa ricchi per caso. Sì, succede, magari una persona ogni miliardo di persone. Si può invece fare un buon cammino con con una ottima asset line di gain se si utilizza un metodo statistico matematico non discrezionale che peraltro gratuitamente su questo video potete vedere, su questo canale potete vedere che vi dava salita e centratura daily. L'attesa per la salita si è rivelata una cosa corretta e anche i target a rialzo di Ethereum direi che sono stati interessanti. È bello, devo dire che mi piace un sacco. Ritorniamo però a noi. Ok, eravamo sempre nel gruppo premium, arrivati alla 23ª barra d'inverso, ok? Segnalavo che era giusto mettere il take profit in modo da non poter più perdere soldi, ce li siamo andati a prendere, ottimo gain, ok? Però iniziavamo a prepararci, successivamente top fatto in 24ª barra con questa barra qua, siamo già oltre come sapete. Adesso come al solito le persone possono scegliere nel gruppo, rimangono in trading, come descritto appunto nella chat, oppure si portano a casa il gain, perché come al solito noi pianifichiamo tutto, per cui pianifichiamo anche come seguire in trading le cose e per ora, ribadisco solo per ora, vedremo che cosa ci riserva il nostro trailing. Intanto abbiamo già piazzato i take profit, ok? Take profit perché? Perché entrati quando è stata
sono stati violati 27.198 dollari. Noi siamo qua, siamo a 27.960. 27.960, ok? Sono quasi 800 dollari di gain con una sola operazione. Infatti, mediamente, chiedo al gruppo premium, scusate, ma voi siete qui a imparare, ok? Quanti abbonamenti soltanto con una singola operazione avete guadagnato? Perché state imparando un metodo che vi potrete portare con voi sempre, che vi permette analiticamente di capire come si stanno muovendo cripto e mercati, e in più state guadagnando. Ed è semplice andare a vedere se è così. Basta scorrere all'insù e vedere quanti gain abbiamo fatto, quando e tutto il resto, ok? Chiunque entri nel gruppo premium lo può verificare tranquillamente. Il bello è che sì, a volte dobbiamo aspettare tutta questa lateralità. A volte facciamo le cose a gradoni e magari ci vincoliamo dopo la 24esima barra ed è una noia micidiale, lo so. Succede anche sugli indici, ok? Ma appena ci danno una violazione corretta, ok? Con un ciclo ben fatto, con uno swing violato di minimo, che escluda la partenza da questo massimo, che si sarebbe comunque già vincolato al rialzo, quindi comunque avrebbe portato gain, ok? Ma che esclude la partenza da qua, del sesto T-3 inverso, e noi raccogliamo a piene mani. E guadagniamo molto bene. Ovviamente dipende dallo strumento che viene utilizzato e dalla leva che viene utilizzata per ogni singola operazione. E ovviamente ognuno sa quanto può utilizzare in base al capitale che viene utilizzato, ok? Adesso, a parte i festeggiamenti, che potrebbero continuare, come ben sapete, perché sì, abbiamo fatto il top in 24esima, ma è solo la condizione necessaria, sufficiente. Non è quella definitiva. Si può continuare a salire. Ok, a parte quello, come vi dicevo, adesso facciamo i controlli su che cosa può succedere, perché appena abbiamo già messo il trade in ghiaccio con il take profit, noi non è che possiamo festeggiare tutti i giorni, eccetera. Bellissimo, però è importante abituarsi a che cosa succede utilizzando l'analisi evoluta quando si fa trade, ok? Quando si preme il tasto, associarlo all'asset line che abbiamo, ok? Poi però, quando ho già il take profit ben posizionato qui sotto questa barra qua, scusate, in realtà aggiornato, sotto il minimo a 27.891, essendo entrato qua, adesso vado avanti, ok? Vado avanti con le considerazioni. Prima considerazione, possiamo ancora, come già detto, nonostante ci sia stato questo top alla 24esima barra con la candela verde, noi possiamo continuare a salire fino a 32 barre in media, fino a 44 barre al massimo, quindi fino alle 11.45 domani mattina. Chiaro? Ok? Perfetto. Quindi ecco perché utilizziamo il take profit invece che chiudere in gain e basta. Ecco perché iniziamo a metterlo dalla 23esima barra. Se vedete gente che utilizza tutta questa nomenclatura, è semplicemente copiata da me, perché nessun altro l'ha mai utilizzata prima di me. Nessuno la utilizzava neanche 7 anni fa, se non mi ricordo. Adesso saltano tutti fuori con questa roba qua. Chissà come mai. Ma ci facciamo pagare piano piano da tutti. Ritornando a noi, ok? Chiunque sfrutti le capacità altrui, senza darne credito, e le utilizza a suo vantaggio, a un certo punto la pagherà. Tutte le bugie, tutte le falsità trovano un triste epilogo e però insegnano le cose. Non è un problema, è un'opportunità per capire che non si deve rubare agli altri, senza dar credito. In ogni caso, dato che il mondo è perfetto così com'è, ritorniamo a noi. E qui il massimo fatto qua, a 28.475 dollari,
Non è distantissimo, giusto? Siamo arrivati in quest'area di prezzi. Teoricamente possiamo ancora andare ad allungare. Non lo dico soltanto per il discorso del tempo, ma sia per il discorso del tempo, per il discorso di dove siamo rispetto al resto. Che swing di massimo abbiamo violato salendo così tanto con questo movimento? Ci avevate pensato? Perché, di nuovo, solo chi crea un metodo può parlare di questi swing e può dare degli swing corretti. Io darò nel gruppo, ovviamente, di chi investe tempo e denaro con me, tutte le informazioni, perché è giusto che chiunque abbia un obiettivo lo raggiunga e chiunque consulti un professionista, giustamente, gli debba qualche cosa per gli insegnamenti che riceve o per la prestazione che riceve. Cos'altro da raccontarci? Abbiamo detto di inverso, che cosa può succedere e ricordiamoci che siamo solo al sesto trimestre inverso. Per quanto riguarda l'indice, primo ciclo giornaliero, secondo ciclo giornaliero, terzo, quarto, quinto, da qui può essere serenamente partito il sesto e da qui è partito il sesto trimestre. No, ho altre cose che sto vedendo proprio adesso mentre guardo il grafico su cui voglio riflettere e far riflettere nel gruppo. Direi che è tutto. Dobbiamo attendere che chiudano con i massimi. Da qui, teoricamente, potremmo, come detto, arrivare anche fino alle 11:45 di domani. Io, come al solito, mi metterò un bel allarme qui sopra per continuare a seguire. Ho il mio take profit inserito. Vediamo che cosa succede e quanto andiamo a divertirci. Vi ringrazio per il vostro tempo, vi auguro una splendida serata. Se avete piacere di parlare con me o almeno di poter scrivere in una chat, in una live, prossimamente vi darò le nuove date per House of Trading sul canale di BNP Paribas. Buona serata a tutti, arrivederci!